Buonasera a tutti. Oggi voglio parlarvi di Luigi Sassi. Luigi Sassi è stato uno dei maggiori autori di libri di fotografia del secolo scorso, cioè fra la fine dell'Ottocento e fino a 1920 più o meno. Veramente era un autore molto prolifico, ha scritto di fotografia, ha scritto di teorie dei colori, ha scritto di foro stenopeico, insomma, ha scritto tantissime cose, tanto è vero che era membro della Società Fotografica di Firenze e insomma, ha fatto tantissime cose. Fra le tante cose che ha fatto, il più famoso probabilmente è questo qua, I primi passi in fotografia, solito editore Oepli, che è un libro molto interessante perché poi Luigi Sassi scriveva molto bene, era molto chiaro nelle sue spiegazioni e spiega la fotografia dell'epoca, cioè del 1914 più o meno, che poi è stato l'anno prima che l'Italia entrò in guerra. Questo qua che vedete è un oggetto che ho, però non vi dico che cos'è, lo scoprirete. E insomma, una bella opera, però come al solito, per quanto riguarda le edizioni Oepli, erano sempre edizioni molto economiche, caratteri molto piccoli, spesso le linee delle righe non sono perfettamente allineate e quindi magari sul mercato, diciamo, dell'usato, ovviamente dell'usato, si trova pure questo libro, ma si trova nelle condizioni di un libro di più di 100 anni. Non è che lo trovate perfetto. Il minimo che trovate sono le pagine ingiallite, ma spesso si trova molto di più. E poi c'è la solita difficoltà di lettura di libri così piccoli. Poiché Luigi Sassi è stato uno dei maggiori autori di libri italiani di fotografia, ho pensato di fare la riproduzione di questo libro, in modo che tutti, volendo, possano sapere come scriveva Luigi Sassi e anche le sue capacità di divulgatore scientifico, si può dire, dell'epoca, anche se i manuali Oepli erano sempre destinati a un pubblico più vasto possibile. Ovviamente quello che ho fatto io non è stato di riprodurre nel formato originale 10-15 libri Luigi Sassi, ma come al solito, come ho fatto anche altre volte, ho pensato di migliorare il lavoro originale. Questa fotografia qua, questa tavola la metto da parte, poi scoprirete il perché. E quindi di fare qualcosa di decisamente migliore dell'originale, sicuramente più leggibile. E quindi sono passato da questo che vedete a questo. Questa è la riproduzione che ho fatto io. E come vedete è ben altra cosa dall'originale. Questo è l'originale, questa è la riproduzione. Questo è veramente leggibile. Le pagine, come vedete, ovviamente non sono ingiallite perché poi facendo la riproduzione, facendo la scansione pagina per pagina, ho evidentemente eliminato il colore perché il libro è in bianco e nero, ma ho anche aumentato il contrasto in modo da far sparire quel grigio che inevitabilmente appariva sulle scansioni. E come è accaduto per altri libri di cui ho fatto le riproduzioni, le immagini che ci sono qua sono state tutte quante corrette una per una, perché quando fai la scansione di queste immagini, che già sono scadenti all'origine, allora devi faticare parecchio per far uscire qualcosa di buono o comunque di accettabile. Quindi tutte le immagini sono state riviste e migliorate, anche perché queste erano stampe molto economiche, quindi la stampa tipografica non era qualcosa di cui si potesse andare fieri, fra virgolette, ma in fondo era anche inutile, che quando si ha un formato così piccolo, diciamo, non ne vale manco la pena di spendersi tanto per fare delle immagini migliori possibili. E quindi è stato sicuramente un bel lavoro per quanto riguarda la riproduzione dell'originale del libro di Luigi Sassi. Sono praticamente 250 pagine di riproduzione del libro originale. Alla fine poi ci sono le tavole, vedete, che avete visto in formato Minion nel libro originale di Luigi Sassi. Comunque delle belle tavole e delle belle fotografie. E infatti vedete, c'è questa e c'è questa, però
che è praticamente l'originale. Questa immagine poi, visto che non mi piaceva riprodurre questa copertina che poi è molto malmessa, l'ho usata per fare la copertina del libro, colorata elettronicamente, evidentemente, e quindi questa bella immagine di Luigi Sassi, infatti sta scritto negativo dell'autore, l'ho usata per fare la copertina del libro. E sicuramente ritengo che sia molto più soddisfacente. Se volete sapere chi è fisicamente Luigi Sassi, è questo signore baffuto. Ovviamente, come era normale all'epoca. Questo qua che vedete è Luigi Sassi, quindi è stata messa anche la sua fotografia sul libro. Beh, questa è stata l'ultima fatica di riproduzione di libri antichi che ho fatto. Il libro lo troverete come al solito in vendita su Amazon. E insomma, a occhio si vede che la riproduzione è decisamente migliore dell'originale. Bene. Penso di avervi detto tutto, troverete il link che vi rimanda alla pagina di Amazon del libro venduto sia sotto questo video sia nel video stesso. Bene, vi ringrazio dell'attenzione e vi saluto.